Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho appena finito di mangiare e bere, boh, come si dice quando bere questo yogurt che non è male, simpatico, carino. Ad ogni modo, stavo guardando le cose da fare e nell'elenco delle mie to-do, per chi non lo sapesse, io la sera prima programmo quello che andrò a fare il giorno successivo. Appunto, in questo elenco di cose da fare qui nel mio quadernone c'era appunto questo bellissimo video che ho deciso di registrare perché, come ben sapete, ho questa sfida dei 60 giorni da mantenere, quindi pubblicare un video diverso ogni giorno. Ma oggi volevo concentrarmi su una diatriba tanto accesa e della quale sento spesso parlare, che sono sicuro ti potrà assolutamente piacere. Quindi due cose fondamentali: la prima, iscriviti al canale, la seconda, lascia un like a questo video, che sono due azioni fondamentali per permettere a questo video di crescere, raggiungere altre persone, eccetera eccetera. Oggi, come da titolo, parliamo di chatbot e parliamo di email marketing. Questo perché? Innanzitutto perché, nel caso non lo sapessi, è bene che tu lo sappia, sono un grandissimo simpatizzante dei chatbot, ok? Mi piacciono da morire, li utilizzo tantissimo e li utilizzo anche per i miei clienti, per cui mi danno e mi regalano tantissime soddisfazioni, oltre che mi permettono di creare delle cose davvero interessanti. E se vogliamo, i chatbot sono un po' la risposta moderna a quello che è l'email marketing. Ora faccio una piccola panoramica nel caso non sapessi che cos'è l'email marketing. Si considera email marketing l'invio con una determinata frequenza di email attraverso una newsletter. Ora, queste email possono avere diverse funzioni, possono essere nutrizionali, quindi delle email che magari danno valore, ma ad esempio faccio un nuovo video, ti mando una mail per dirti che sto facendo un nuovo video, che ho pubblicato un nuovo video, ho scritto un nuovo articolo sul blog, quindi vado a notificare a tutti i miei iscritti che c'è un nuovo articolo sul blog, così come possono essere delle mail pure pubblicitarie, quindi offerta irripetibile per cogliere al volo, eccetera eccetera. Questo è l'email marketing a grandi linee. Ovviamente l'email marketing, come dice il nome stesso, si muove sul canale delle mail. I chatbot invece utilizzano un canale innovativo e sicuramente anche tanto utilizzato ad oggi che registro, ovvero il Messenger di Facebook, quindi fondamentalmente la piattaforma per inviare dei messaggi attraverso Facebook. Come ben sai, sicuramente se apri Facebook da computer è la chat a tutti gli effetti. Se invece ti colleghi da cellulare, puoi scaricare l'applicazione Messenger, che è l'applicazione appunto che Facebook ha realizzato per permettere alle persone di messaggiare, scambiare foto, file audio, video, eccetera eccetera, in completa mobilità e senza alcun problema. Ora, perché c'è questa diatriba? Perché chiaramente da una parte abbiamo l'email marketing, forse più tradizionale, più classico e anche più utilizzato, perché comunque, ragazzi, ad oggi che registro, tutti noi abbiamo almeno un indirizzo mail. C'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha uno solo, c'è chi ne ha tantissimi fake, ma comunque almeno un indirizzo mail ce l'abbiamo. E quindi siamo tutti alla portata, diciamo, dell'email marketing. Tutti noi ad oggi possiamo ricevere un'email. Mentre per quanto riguarda i chatbot, che si muovono appunto, come abbiamo visto, sul Messenger di Facebook, ci permettono di raggiungere le persone che solamente sono registrate a Facebook. Questa è una precisazione che ci tengo a fare, perché se la persona che vuoi raggiungere non è presente su Facebook e non ha un account appunto su Facebook, non potrai raggiungerla. Mentre se hai l'indirizzo mail della persona, puoi comunque scrivere utilizzando degli strumenti per inviare delle newsletter. Vero anche che tanto sta il chatbot a Messenger, ovvero all'impossibilità di contattare una persona se non ha un account Facebook, a il fatto che non puoi scrivere un'email a una persona che non ha un indirizzo mail. Fin qua penso che siamo tutti d'accordo. Fermo restante comunque il fatto che ad oggi, come dicevo poco fa, tutti noi abbiamo un account mail, quindi ci sembra quasi incredibile, quasi impossibile che una persona non abbia un indirizzo mail, anche perché al 99% dei casi, se non ha un indirizzo mail, non si è neanche iscritta a Facebook, ok? Quindi qua giriamo intorno. Ora, perché i chatbot e le mail vengono spesso accostate? Perché sono sicuramente due metodologie di comunicazione con la tua propria lista di contatti e sono anche degli strumenti di marketing veri e propri, no? Quindi sia i chatbot che le mail. Ora, mentre per le mail noi possiamo avere appunto una lista di contatti e inviare le mail a tutti loro, e ripeto, può essere diversa la forma verso la quale noi
andiamo a veicolare i nostri contenuti, potrebbe essere un video con una novità, con un'iscrizione, eccetera, eccetera, il chatbot necessariamente si appoggia a una piattaforma, ma così in realtà come avviene anche per l'email marketing. Dunque, se apri Google e provi a fare una ricerca là fuori, trovi tantissimi gestionali di email, no? Da MailChimp, che è famosissimo per essere gratuito e per permettere di inviare newsletter, ActiveCampaign, Fusionsoft, che sono dei CRM, quindi sono anche più, potremmo dire, importanti se vogliamo, perché non ti permettono semplicemente di mandare le mail alle liste, ma potrebbero avere delle funzionalità che a te attualmente non ti interessano, perché vuoi semplicemente mandare un'email quando esce il nuovo catalogo dei tuoi prodotti, ok? Quindi in quel caso puoi tranquillamente usare MailChimp. Mentre per quanto riguarda i chatbot, anche qui ci sono tantissime piattaforme. La mia preferita, quella che utilizzo con dedizione quotidianamente, è ManyChat. Io ho la versione pro, che quindi è a pagamento, ma c'è anche la versione gratuita che consente di fare già abbastanza cose e divertirsi un pochettino. Ci sono anche qui altre piattaforme come ChatFuel e molte altre. Non tantissime onestamente come le mail marketing, troviamo tante più piattaforme predisposte all'invio di newsletter e contenuti via mail, un po' meno è il numero di piattaforme per i chatbot, ma comunque quelle che ci sono ad oggi sono sicuramente molto valide. Ripeto, io utilizzo ad oggi ManyChat e faccio fatica a immaginarmi di cambiarla, però mai dire mai nella vita. Ora, una cosa che dobbiamo tenere assolutamente a mente tra le mail e i chatbot è il tasso di apertura. Anche qui ci tengo a fare una piccola prefazione per permetterti di capire che cos'è il tasso di apertura, perché giustamente magari sei capitato su questo video, sì, ti intendi di marketing, sì, magari ti stai appassionando all'argomento, ma non sai nel dettaglio che cosa sia il tasso di apertura. Quindi ci tengo a fare questa premessa. Il tasso di apertura è la percentuale di persone che aprono effettivamente i tuoi messaggi. Quindi ipotizziamo, hai 100 contatti nella tua lista email, mandi un messaggio: ciao ragazzi, è uscito un nuovo catalogo, aprono in 30, il tuo tasso di apertura sarà il 30%. Quindi, ricapitolando, su 100 contatti che hanno ricevuto il tuo messaggio, la tua mail, solamente 30 hanno aperto, 70 hanno ignorato, quindi il tasso di apertura è il 30%. Abbiamo il tasso di apertura sia per le mail che per i chatbot, perché infatti entrambi, essendo dei canali comunicativi, ci permettono di avere dei tassi di apertura, ed è proprio qui che spesso e volentieri si spezza una lancia a favore dei chatbot. E adesso mettiti comodo, perché ti spiego subito perché. Le mail, come ho detto all'inizio di questo video, sono sicuramente un metodo molto tradizionale per rimanere in contatto, per ricevere informazioni, per ricevere novità, ma sicuramente, e qui credo che potrai confermarmi con un commentino qui sotto, le email ad oggi sono intasate di spam, ovvero di pubblicità. Anche se tu vai là fuori e apri un account Gmail, Yahoo, quello che ti pare, adesso ti assicuro che tempo di iscriverti in un paio di siti e già inizia a ricevere della posta indesiderata, no? Anche su Gmail, se ci fai caso, nella colonnina a sinistra c'è la posta indesiderata, che poi è la spam, chiamiamola come vogliamo, ma è comunque pura e propria pubblicità che spesso e volentieri non abbiamo richiesto. Ora, qui le cose sono un po' cambiate dal GDPR, dall'ingresso del GDPR, che te la faccio breve e semplice, soprattutto è una regolamentazione per la privacy, dove se tu non esprimi direttamente determinate volontà non dovresti ricevere queste mail. Tuttavia, comunque, in passato, o prima comunque dell'inserimento e dell'attivazione del GDPR, la nostra mail è finita in delle banche dati, quindi riceviamo una quantità pazzesca di email pubblicitarie, no? Dal finanziamento accettato, dal pacco fermo in dogana che dobbiamo ritirare ma dobbiamo pagare per farlo, davvero di un'infinità di messaggi finti e anche ingannevoli, no? Poi da lì si parla di phishing, tantissime altre cose. Comunque, fermo restante, comunque una cosa è certa: se appunto tu apri un indirizzo mail che magari utilizzi per lavoro, che magari utilizzi anche per la tua sfera personale, perché magari vuoi mandare delle mail o ti serve per inviare dei documenti, e trovi tantissima pubblicità, ti assicuro che sono due le cose che succederanno nel medio e lungo termine. La prima è che fai fatica effettivamente a capire quello che ti interessa realmente da quello che è pura pubblicità, ok? Questo anche perché se ti concentri ogni giorno a cancellare tutte le mail che ti arrivano e a disiscriverti dalle liste, comunque finirai per dimenticare qualcuno e quindi quello ti creerà confusione. E la seconda cosa, che più nel lungo termine finiresti per voler aprire un nuovo account email, perché appunto quello è sovraffollato di pubblicità e cosa che non vuoi vedere. Lasciami un commento qui sotto se hai vissuto una situazione analoga. Quindi
Qui cosa succede? Perché è importante capire che cos'è il tasso di apertura? Ora, essendo che, e ascoltami bene, la mail è così intasata di pubblicità, ok? Quando io, che voglio inviare magari una mail a tutti i miei clienti o a tutte le persone che mi seguono per dirgli «Ehi, c'è questo nuovo video, vai a vederlo», ovviamente la mia mail cosa succede? Io la mando, la condivido, però viene inglobata in questo insieme di mail che una persona ha nella sua casella di posta. Questo che cosa significa? Che proprio perché succede quell'episodio molto frequente, il primo che ti ho riportato, le persone vedono tantissimi oggetti diversi, alcuni interessanti, altri magari più fraudolenti, e finiscono per perdersi e finiscono per non mettere effettivamente a fuoco quello che gli interessa. E quindi il mio tasso di apertura crolla pazzescamente, in modo molto importante, ed ecco perché l'email ad oggi, anche se sono scritte in modo interessante, anche se hanno l'oggetto o il titolo, come vuoi chiamarlo, interessante e che permetta di incuriosire, non superano il 20-30% il tasso di apertura. Chiaro che se pulisci la tua lista, ovvero vai a cancellare periodicamente le persone che non aprono i tuoi messaggi, ad esempio, no? Perché questo perché avviene? Perché tutti i gestionali di email, sia che sia MailChimp, sia che sia Infusionsoft, io per esempio ho Infusionsoft, tu paghi un abbonamento in base al numero di iscritti, quindi non ha senso avere magari 20.000 contatti quando il tuo tasso di apertura è del 30%. Ti suggerisco di andare a fare una pulizia periodica, sia perché appunto vedrai dei tassi di apertura più veritieri, perché chiaramente se tu mandi il tuo messaggio solamente alle persone che aprono sempre i tuoi contenuti, il tasso di apertura sarà assolutamente molto positivo e molto anche soddisfacente, e sicuramente abbassi anche quelli che possono essere i costi di un gestionale, perché non te ne fai nulla di contatti che non leggono una tua mail, ok? Penso che tu sia d'accordo. Che cosa spinge a favore quindi dei chatbot? Ora che abbiamo analizzato i tassi di apertura, abbiamo capito che mediamente un buon tasso di apertura in me di un email marketing è tra il 20% e il 30%. Quello che ci permette di spezzare una lancia a favore dei chatbot è che hanno un tasso di apertura incredibilmente più alto. Muovendosi su una piattaforma come quello di Facebook Messenger, che è un canale molto intimo, è un canale che le persone utilizzano per dialogare con amici, per mandare foto, per mandare messaggi, per mandare audio, per creare gruppi, è un canale che comunque è ancora molto esente dalla pubblicità ingannevole, è molto esente dallo spam ed è esente da messaggi non voluti, quindi indesiderati, a meno che, ragazzi, l'abbiamo tutti, l'amico che deve fare l'evento e ha bisogno di numeri, quindi manda il messaggio a tutti sperando che qualcuno vada. Salvo queste casistiche un po' particolari, quindi il Messenger è comunque un canale intimo dove le persone sono lì col cellulare in mano o al computer davanti alla tastiera per dialogare con altre persone, ok? Ed è anche un canale dove non si aspettano della pubblicità, quindi due cose da tenere in considerazione. La prima è che i chatbot hanno un tasso di apertura notevolmente più alto. Se andiamo a fare un ottimo lavoro, ci troviamo un tasso di apertura che va dall'82% fino al 99%. Capisci bene anche tu che se le mail invece si muovono dal 20 al 30%, avere dei tassi così importanti sui chatbot e sulle proprie comunicazioni, rifacciamo l'esempio di prima, significa che se scrivi a 100 persone e 99 aprono, ragazzi, solo uno, che non si è capito dove era, che cosa stava facendo, comunque solamente una persona non ha letto il tuo messaggio e ha perso la tua comunicazione. Quindi sicuramente sono, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di marketing, molto più efficaci i chatbot. Però va fatta anche qui una premessa, due cose fondamentali. La prima è che i chatbot, come abbiamo visto, sono dei canali intimi, quindi le persone non sono predisposte ad avere pubblicità, ci infastidiamo tutti quando l'amico ci manda quel messaggio appunto del sabato sera piuttosto che la festa, no? Molto promozionale, pubblicitario, eccetera eccetera, per non parlare di quelle truffe, no? Magari manda un 10 like e poi vincere XY, no? Quindi bisogna impostare quella che è la propria comunicazione. Qui mi allaccio anche poi al punto numero 2 che sto per svelarti. Bisogna allacciare la comunicazione, predisporre una strategia che mantenga le persone dentro questo involucro, ovvero utilizzare i chatbot sì per magari prendere appuntamenti, per mandare notifiche, per mandare aggiornamenti eccetera eccetera, ma ricordarsi sempre che è una piattaforma molto intima e quindi non dobbiamo veicolare del materiale pubblicitario, ma mantenere sempre un tono colloquiale, interessante, confidenziale, ok? Questo è un aspetto molto importante e non da sottovalutare assolutamente, anche perché altrimenti rischiamo che
il grande potenziale che ha un chatbot, che è proprio legato al suo tasso di apertura e allo strumento utilizzato, crolla e quindi diventa più improduttivo, se si dice, o comunque non produttivo quanto magari un email marketing. Ora la domanda può sorgere spontanea, perché sicuramente se sei arrivato fino a questo punto del video ti stai chiedendo: ma quindi devo usare l'email marketing, i chatbot, tutti e due? Personalmente io utilizzo ad oggi entrambi, questo perché mi permette innanzitutto di avere più canali di comunicazione con il mio pubblico, perché infatti può essere che magari il contatto che ho nella mail, che è lì, che mi legge, non è nel mio chatbot, quindi non posso contattarlo, così come magari quello che è nel chatbot preferisce dei messaggi più brevi, più freschi, più veloci, mentre chi legge le mie mail magari più riflessivo, gli piace anche leggere riguardo a determinate tematiche, saperne di più. E quindi quello che è sicuramente il mio consiglio è quello di avere entrambi i canali di comunicazione. Ripeto, per le mail marketing ci sono piattaforme gratuite con le quali puoi partire, con le quali puoi anche sperimentare, iniziare a divertirti, così come per i chatbot ci sono delle piattaforme altrettanto gratuite con le quali puoi divertirti e con le quali puoi iniziare a sperimentare e vedere tu stesso l'efficacia di queste piattaforme. Ciò non toglie che per entrambi i canali, mail marketing e chatbot, è importante e fondamentale la strategia che noi abbiamo dietro. Stiamo comunque utilizzando dei canali di comunicazione, stiamo comunque utilizzando dei canali che ci permettono di contattare delle persone e fare in modo di rimanere in contatto, dare valore al nostro business, permettere al nostro business di essere conosciuto, e quindi è fondamentale la strategia che noi andiamo a impostare dietro, a monte, ok? Quindi ora non mi allungo su questo video, perché nel canale trovi tantissimi video su come impostare una strategia, dei segreti, chatbot, dei motivi per utilizzarli, quindi ti rimando a iscriverti al canale, perché veramente ci sono e c'è una quantità di video infinita e crescono giorno dopo giorno. Sicuramente quello che ti devi chiedere è questo: con quale dei due canali voglio iniziare? Perché? Perché chiaramente all'inizio dovrei magari apprendere delle cose nuove, sperimentare, quindi testare tanto e capire quale canale fa al fatto tuo e quale canale aiuta effettivamente il tuo business. Può essere che ti riscopri a utilizzare tantissimo i chatbot. Personalmente io insegno all'interno di Advertising Circle, che è il mio programma, ai miei studenti a utilizzare i chatbot, e ci sono casi di successo enorme come Cecilia, Simona, Alessandro, Antonino, che grazie ai chatbot hanno veramente fatto la loro fortuna. C'è chi invece attraverso l'email riesce comunque a essere presente, a mandare la notifica, a dare valore al proprio business, e quindi anche lì riesce a essere costante, riesce a essere produttivo e riesce a essere presente. Fermo restante comunque che iniziando a utilizzare oggi un nuovo canale devi metterti nelle condizioni di avere tempo, di avere energie, di apprendere, di studiare, di testare, di capire cosa funziona, di capire cosa non funziona, e questo indubbiamente ti richiede tempo ed energie. Per cui il mio consiglio è questo: parti con uno solo, se ti stanno più simpatici i chatbot parti con quelli, se ti stanno più simpatiche invece le mail e l'email marketing inizia con quelli. Entrambi sono dei canali di comunicazione molto validi, ma va anche sottolineato il fatto che ad oggi nel 2019 sicuramente se ci basiamo sui tassi di apertura e quindi su quante persone per ogni singolo invio riusciamo a raggiungere apre effettivamente le nostre email, sicuramente i chatbot vincono. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale, dalle Lorenzo è tutto e ci vediamo nel prossimo video.